40 km di lunghezza e 5.000 metri di dislivello. Giovanni Montini ci porta fino alla base delle Tre Cime di Lavaredo per un ultra trail da brividi sulle Dolomiti. Nella notte della ultra trail di Lavaredo si decide la gara. I migliori procedono spediti verso il traguardo, mentre per la maggior parte dei partecipanti l'imperativo è avanzare senza farsi male, risparmiando le forze. Sono un po' distrutto, però penso di farcela. Quasi 6 ore, altre 6, forse a mezzogiorno arrivo. Il nostro Giovanni Montini è sul percorso per raccontarci le emozioni di un'avventura per spiriti forti, in sintonia con la storia di questa terra. Sto partendo dal rifornimento dell'Hotel Cristallo, è già giorno, è giorno da poco. I primi sono già passati da almeno 2 ore. Erano provati perché chiaramente la notte è stata lunga e soprattutto fredda. È stata emozionante, questa è la mia prima gara. È un cielo stellatissimo, la luna e tanta fatica. Poi a un certo punto con la discesa mi sei spezzato un bastoncino, sono caduto. Un po' di scoriazione al ginocchio, poi si riparte. Spettacolare vedere tutte le luci quando ti giravi, tutto il cordone a salire, poi l'ho accompagnato da Roby che è la mia anima trail e quindi sono veramente felice perché mi ha fatto una compagnia, mi ha tirato su una buona parte della gara, è stato veramente in gamba. Mentre per i più le prime luci dell'alba hanno illuminato un percorso ancora in gran parte da completare, i primi sono già arrivati al traguardo. Veramente dura, percorso fantastico, le difficoltà principali soprattutto la notte con la luce, non essere abituati, soprattutto in discesa. Io vengo dallo skyrunner e in discesa si è abituato a tirare e cercare di recuperare i minuti persi in salita. Dopo un primo tratto in piano il bosco inizia già a inerpicarsi. Questa salita sono 1100 metri di dislivello in positivo. Siamo qua per divertirci, anche se dovrebbe non sembrare. Abbiamo visto di quelle cose stupende, anche il fatto di vedere le Tre Cime in penombra nella notte e poi l'alba, una cosa unica. Non mi sono potuto allenare bene e soffro. Anche l'inviato di Icarus si avvia alla conclusione delle proprie fatiche. I concorrenti sono partiti a mezzanotte, quindi le gambe sicuramente non sono fresche, quindi è pericoloso. È qui che a volte molti fanno la differenza, riescono a recuperare, bisogna correre sciolti, cercare di fare girare bene le gambe. Un'esperienza intensa, appagante. Arrivare al traguardo di un ultra trail da 90 km è sempre un bellissimo traguardo. Lavaredo Ultra Trail, versione 90 km, una gara affascinante, tecnica, una cartolina a 360 gradi intorno alle Tre Cime di Lavaredo, una gara da consigliare sicuramente.